Ciao amici e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di una battaglia nei Cavalieri dello Zodiaco che mi ha sempre appassionato tantissimo, ovvero quella all'ottava casa tra Milo dello Scorpione e Yoga del Cigno, ovvero Scorpio e Crystal. E come sempre la raccontiamo attraverso i giocattoli. State con me. Perché ho scelto loro? Beh, ma perché Milo è stato il mio primissimo cavaliere d'oro. Anzi, è stato il mio primissimo cavaliere dello zodiaco. Si parla di anni 90, un pomeriggio al supermercato con i nonni, una scatola blu giochi preziosa, accattivante, non sapevo cosa fossero. L'ho presa in mano ed era tardi, c'era fretta, mio nonno mi disse: te lo prendo io, basta che andiamo. E da quel momento fu magia. Costavano tanto, mi sembra 35.000 lire, non certo un regalo di quelli da fare in un momento qualsiasi. Io ero talmente fan di Milo, ovvero di Scorpio, come lo conosciamo all'italiana, che fin da bambino dicevo a tutti di essere nato a novembre, così potevo dire che Scorpione era il mio segno. In realtà io sono nato a ottobre, quindi sono della Bilancia. E solo dopo aver visto la serie di Ade, in cui capii quanto più figo fosse il Cavaliere d'Oro della Bilancia, cambiai idea. E si parla di molti anni dopo. Se vi ricordate, all'inizio della serie si pensa che ci fosse solo una armatura d'oro, ovvero quella del Sagittario, che viene contesa all'interno della Guerra Galattica, quella specie di battaglia tra cavalieri sul ring per aggiudicarsi le vesti del Sagittario in una forma ancora primordiale. Ma poi viene svelato che i Cavalieri d'Oro sono 12 e il primo cavaliere ad apparire in assoluto è Milo dello Scorpione. Seppur dubbioso sul grande sacerdote Arles, combatte senza tregua contro i cavalieri di Atena fino a redimersi e cambiare idea proprio dopo la lotta con Crystal il Cigno. Il mio secondo cavaliere fu Yoga, ovvero Crystal il Cigno. Un cavaliere freddo, nel senso che domina l'arte del freddo. Lancia la polvere di diamanti, l'aurora del nord. Nel manga è discepolo diretto di Camus dell'Aquario o Aquarius, mentre nell'anime viene allenato da il maestro dei ghiacci o Crystal Saint, una specie di David Bowie. Ed è proprio di questi due che voglio parlarvi oggi. Come vedete, il mio vintage è veramente giocato. La colorazione dorata è praticamente sparita, specie dai gambali, perché lo prendevi sempre in mano così. L'elmo ha graffiato tantissimo, i capelli, e anche forse un pochino strabico, ma questo non è stata colpa mia del mio giocarci. Molto loose, ho dovuto fare degli impacchi di Pattafix in una zona dove non credo Milo apprezzi troppo. Anche sotto la testa che ha, elmo che ha graffiato parecchio la testa. Però ragazzi, questo è un originale anni 90 di cui sono super fiero e a cui sono attaccato sentimentalmente parecchio. Faccio notare che ho costruito io, questo è un vintage, questo è un Alberto anni 90, un vintage mantello. Perché mi piaceva troppo questa immagine dei Cavalieri d'Oro con i mantelli e quindi dovevo fargliela. Come anticipavo, c'è tanto Pattafix che tiene insieme le armature. Qui c'era un pernetto che si incastrava direttamente nel braccio di plastica e metti, togli, capisci che poi stava meno insieme. Comunque con il mio impacco di Pattafix, lui sta insieme. Come dicevo, il mio secondo cavaliere era Crystal, Yoga. Anche lui, poverino, ha necessitato un po' di Pattafix. Però purtroppo non c'è alternativa. Guardate anche i due coprispalla che si sono ossidati in maniera asimmetrica. Invece, guardate, il gonnellino è perfetto. Anche perché questi non erano zincati probabilmente in questa lega che credo fosse Zalmak.
mi ricordo. E quindi questi stavano le armature grigie o comunque color cromo resistevano abbastanza bene, mentre i pezzi di plastica ovviamente perdevano la cromatura. Ora, questi due così sono veramente belli. I miei erano in scatola blu, ovvero giochi preziosi. Infinitamente più fighe le scatole giapponesi, che sul retro avevano le scene di alcune delle battaglie più significative. Lo scontro tra Yoga e Milo è veramente intenso e dura fino allo sfinimento, soprattutto del Cavaliere del Cigno. Scorpio infatti infligge su Crystal ben 14 punture della sua cuspide scarlatta più una, quindi 15, anche quella finale, Antares, che è la stella, la super gigante rossa nella costellazione dello Scorpione. Una stella doppia, variabile, che è grossa 300 volte il nostro Sole ed è circa 400 anni luce dalla Terra. Beh, Antares è un colpo mortale e Crystal sicuramente avrebbe perso la vita. Se non fosse che Milo si accorge del valore di questo cavaliere e con una scena abbastanza cruda gli pianta delle dita nel costato, interrompe il flusso o l'operato di Antares e gli ridà vita. E questo gesto del Cavaliere d'Oro segna la fine dello scontro e quindi anche il permesso di passare per l'ottava casa. Faccio notare che, a differenza di molti altri, il Cavaliere d'Oro dello Scorpione non viene battuto, non viene ucciso, anzi si rivelerà un grande alleato e addirittura alla fine della serie delle 12 case fu lui a dare il sangue per formare l'armatura V2, ovvero quella che verrà utilizzata in Asgard e in Nettuno per il Cavaliere del Cigno. Questa è una battaglia di onore, rispetto, lealtà e ideali. Quindi Milo salva Yoga perché capisce il valore di questo giovane guerriero e lo prepara all'imminente scontro contro Camus dell'Acquario, ovvero il maestro del suo maestro, che per transitività è il suo maestro. Nobile cavaliere, hai insinuato il dubbio nell'animo di Scorpio che la sua generosa volontà appartenga veramente ad Atena? Sì, non può essere altrimenti. Perché Scorpio? Un dubbio ha sfiorato la mia mente, un dubbio che forse già albergava in me. Sarei tu a chiarirmelo con le tue azioni future. Spero che questa storia che ho raccontato attraverso immagini e giocattoli vi sia piaciuta. Anzi, lasciatemi un commento e ditemi se volete che racconti qualche altra storia dei Cavalieri dello Zodiaco, perché mi appassiona tanto e ho tantissima voglia di aprire i miei miti. Volevo anche dirvi che da poco tempo, con la mia dolce Camilla, abbiamo lanciato un blog, proprio così, un posto dove scrivere e condividere altre storie, approfondimenti e tutto quello di cui parliamo anche su questo canale. Il sito si chiama avkstuff.com. Vi lascio il link in descrizione, fateci un giro, ditemi cosa ne pensate. Questo è un altro posto dove crescere senza mai diventare grandi.